Si è spento all'età di 71 anni, colpito da un'emorragia interna nel pomeriggio di mercoledì. Paolo Belia, figura di spicco del comitato Pro Marotta Unita, che si è sempre battuto per la città in cui si era trasferito da 45 anni. Belia, classe 1944, originario di Bastia Umbria, a breve si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento chirurgico, ma il suo cuore ha cessato di battere prima. Nostro affezionato telespettatore in questi anni ci ha contattato per numerose segnalazioni, a dimostrazione del fatto che era particolarmente legato a Marotta, l'aveva nel cuore. Dopo essere stato nell'88 tra i fondatori del Comitato Pro Marotta Unita, si è sempre prodigato per raggiungere l'obiettivo dell'unificazione. È stato per anni il presidente del locale Circolo Acri e da poco ricopriva anche il ruolo di consigliere dell'associazione Città Fortuna Marotta Mondolfo. A ricordarlo a nome di tutto il comitato è Gabriele Vitali. Il presidente ci racconta delle accese discussioni che avvenivano con lui durante le riunioni in cui dovevano essere prese decisioni importanti. Era un personaggio puntiglioso, ci dice, ma già il giorno successivo mi faceva trovare la merenda pronta a casa sua oppure mi portava degli ortaggi, come per cancellare le nostre scaramucce. È indimenticabile il suo forcone e la bandiera nera che posizionava nei punti considerati pericolosi o comunque da ripristinare o ristrutturare. Qui lo vedete nei nostri servizi, durante le tante richieste e battaglie da lui portate avanti, come quelle per la bonifica del canale di scolo che sfocia in via Ferrari, oppure l'aumento dei parcheggi per i disabili, o quelle che fece lo scorso novembre per la ristrutturazione del sottopasso delle Rane. I funerali di Belia si sono svolti oggi pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Apostolo. Il 71enne lascia alla moglie un figlio e il fratello Fausto. Ringrazio Fano TV per il suo intervento e arrivederci a presto, non molto lontano.